discorso sulle regole. Le regole sono fondamentali per la sopravvivenza, per la vita civile, per la convivenza, per salvarsi la vita e quindi sono indispensabili, inderogabili e quindi impegniamoci per capirne l'origine e la necessità. La psicoanalisi fonda le sue radici sulla teoria pulsionale, cioè dice che nell'uomo esistono due pulsioni biologiche importantissime che sono la pulsione di vita, detta eros, o la pulsione di morte, detta thanatos. Che pulsioni sono? Sono due pulsioni molto importanti che caratterizzano le motivazioni inconsce del serbatoio pulsionale, detto es, che si manifestano fisicamente in due momenti ben precisi. Quando facciamo un figlio, usiamo eros. Quando uccidiamo qualcuno o un animale, usiamo Thanatos. Tra questi due estremi, visto che si spera di non uccidere mai nessuno e di finire la vita se ne fanno un numero limitato, tutto il resto di queste due pulsioni si mescola in quello che è la manifestazione psichica del nostro comportamento di ogni giorno, sia da un punto di vista verbale, col detto uccidi più la lingua della spada, oppure con il comportamento non verbale, quindi gli atteggiamenti legati al tono di voce, all'espressività, alla minaccia fisica, alle coccole, all'atteggiamento positivo oppure all'atteggiamento punitivo, dipende dal comportamento di quel momento, se siamo collegati alla rabbia e quindi alla pulsione di morte o alla gioia e quindi alla pulsione di vita. Adesso vi faccio vedere una slide che riassume appunto la teoria pulsionale freudiana, dove abbiamo a sinistra la pulsione di vita, a destra la pulsione di morte, che sono contenute nel cosiddetto serbatoio dell'aggressività primaria, che garantisce la capacità di affrontare lo stress esistenziale e la selezione naturale darwiniana. Quindi, nelle pulsioni inconsce abbiamo in eros pulsione di vita, l'autoconservazione e la riproduzione. Nella pulsione di morte abbiamo la pulsione etero diretta o esplosiva omicidio, o la pulsione autodiretta o implosiva suicidio, che per noi psicoanalisti è l'uccisione di se stessi. Nei secoli la pulsione di morte, tramite la socializzazione e la formazione degli aggregati e poi degli stati, ha fatto sì che la pulsione di morte venisse delegata allo Stato attraverso la legge, la magistratura, il Ministero degli Interni, le forze dell'ordine. Quindi oggi noi non possiamo farci giustizia da soli come fino a 200 anni fa, per esempio, in America con il Far West. Ora, parlando un attimo di regole, dobbiamo ritornare sul discorso dell'apparato psichico suddiviso in es, che contiene eros e thanatos, e tutto ciò che noi insegniamo ai bambini da un punto di vista dell'addestramento esistenziale, dalle regole ai valori, al comportamento morale, alla socializzazione, al comportamento nel dettaglio, come per esempio a tavola, l'igiene, la convivenza, il rapporto con gli altri, l'educazione, viene definito complessivamente superio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino quando nasce è praticamente solo emozioni e il cervello si sviluppa nei primi 20 anni fino a che diventa il soggetto imputabile per le azioni che compie. Fino a 18 anni non è imputabile in quanto non è in grado di intendere di volere fino in fondo la portata delle proprie azioni. Tra l'es motore biologico delle pulsioni e il superio che rappresenta l'educazione sentimentale e morale, c'è l'io che rappresenta la parte conscia, cioè quella che fa i conti con l'esame della realtà. Quindi adesso vi leggo la slide che riassume tutto questo discorso sul cervello. Quindi modello teorico dell'apparato psichico. Es, motore biologico di tutte le forze istintuali dell'uomo, serbatoio mentale delle due pulsioni, Eros e Thanatos. Superio, rappresenta l'educazione sentimentale, morale, etica e sociale, la civilizzazione e la socializzazione. È l'ente interno inconscio e regolamenta il comportamento sociale del bambino tramite la voce della coscienza. Poi c'è l'io, che rappresenta la nostra parte conscia,
dipende contemporaneamente dagli impulsi inconsci dell'es e dagli imperativi del superio, collegando tutto ciò alle esigenze della realtà. Facciamo un esempio. Mi voglio comprare una macchina. Quindi, inconsciamente desidero una macchina. Ma che macchina desidero? È alla mia portata? Quindi il superio ti dice: hai i soldi per comprare quella macchina? Te la puoi permettere? Quindi la persona normale dice: mi piace quella macchina, ho i soldi, la compro. La persona con un eccesso di superio, cioè troppo educata, troppo inibita, dice a se stesso: sì, ho quella macchina. Potrei comprarla, però dopo spendo troppo, dopo mi guardano troppo, forse non è la macchina adatta, dopo mi espongo troppo, quindi tende a mortificarsi. La persona invece con uno scarso superio, cosa dice? Mi piace quella macchina, la compro, faccio le cambiali, la uso finché posso e poi me la ritireranno. Ecco, l'equilibrio giusto è proprio nel punto di realtà, cioè ho i soldi, mi piace la macchina, me la prendo. Troppo divento inibito, troppo poco divento socialmente non corretto, noi diciamo psicopatico sociale. Arrivati a questo punto, passo nel dettaglio delle regole ai bambini. Ecco, l'età in cui comincia l'educazione ai bambini, come dicevo nel corso precedente, è quella dai 2 ai 3 anni, è la cosiddetta fase anale, quando il bambino deve essere svezzato dal pannolone e cominciano le prime regole rispetto alla fase orale, quando poteva mangiare e fare i suoi bisogni in qualsiasi momento perché aveva il pannolone. Quindi le regole sono fondamentali perché il bambino ha il diritto di imparare a vivere e quindi lo dobbiamo tutelare dagli 0 ai 10 anni da un punto di vista fisico, dai 10 ai 20 anni per la tutela psichica perché possa diventare interprete e protagonista della propria vita e passare quindi dal processo di educazione primario al processo secondario. Cosa vuol dire? Vi leggo la slide del processo primario. Fa parte del processo di maturazione. Quindi il bambino nell'età che va dagli 0 ai 6 anni ha questo tipo di procedure mentali. Ubbidisce al principio del piacere, tende alla gratificazione immediata del desiderio, ha una mancanza della nozione di tempo, ha la coesistenza degli opposti, mancato riconoscimento della realtà. Attività mentale infantile. Quindi il genitore ha il compito di portare tramite le regole, l'esempio e l'educazione il bambino al processo secondario che si completerà verso i 18 anni, che ubbidisce al principio di realtà, differisce il soddisfacimento del desiderio in base alle esigenze della realtà, attività mentale vigile del pensiero, dell'attenzione, del giudizio, del ragionamento, dell'azione controllata dall'io come processo di inibizione del processo primario. Ecco, quindi fin da piccoli ai bambini vanno date delle regole collegate alla propria autoconservazione e questo va costantemente ripetuto al bambino, che non deve essere sottomesso o dittatorialmente parlando, costretto ad obbedire senza motivazioni. Il bambino nel suo primo anno di vita è completamente dipendente dal genitore, nel suo secondo anno di vita inizia a dire no, perché non può dire altro. Dice no perché non gli va una cosa, dice no perché ne vuole fare un'altra, dice no perché non ha voglia in quel momento, dice no perché sta giocando e quindi lo togliamo dai suoi piaceri, ma non è qualcosa contro di noi, è qualcosa che gli dà piacere fare perché lo fa sentire importante, fa capire che anche lui può negoziare e quindi durante lo svezzamento del pannolone, per esempio, il fatto di avere un prodotto di scambio lo rende orgoglioso. E quindi bisogna tenere presente che da piccolo il bambino è solo emozione. Si innamora anche dei genitori, per cui io consiglio di essere severi da un punto di vista dell'ottenimento del risultato, ma teneri nel modo di proporre la regola, spiegandone il motivo, ripetendola, perché il bambino da piccolo non ha memoria, e quindi mettendosi con molta pazienza ad ottenere dal bambino una collaborazione, affinché possa crescere con la propria autostima forte e rassicurante. Dicevamo, la neuroscienza oggi spiega molti dei comportamenti o dei fenomeni che caratterizzano la nostra vita. Anche per quanto riguarda l'importanza delle regole, molti studi e molte ricerche ci spiegano che non è questione soltanto di buona o di cattiva educazione, ma che le regole hanno un'importanza per costruire gli esseri umani che saremo un domani.
In particolare dobbiamo considerare che la neuroscienza ha alla base la grossa scoperta che il cervello ha una sua plasticità, cioè cosa vuol dire? Che nell'arco della vita il cervello si modifica in base alle esperienze che vive. Ogni esperienza ha una possibilità di cambiare non soltanto il nostro comportamento, ma la struttura stessa del nostro cervello e la capacità di questi di rispondere adeguatamente all'ambiente in cui vivrà. I primi studi riguardo alle regole, fanno riferimento ad esempio alla funzione trepartitica del cervello. Cosa vuol dire? Che secondo le teorie il cervello è suddiviso in tre parti. Una prima parte che è il tronco encefalico o cervello rettiliano che abbiamo dalla nascita, che ha la capacità di riconoscere i pericoli, di aiutarci a superarli e di gestire le informazioni più vitali. Questa parte del nostro cervello è già attiva nel momento in cui nasciamo, in tutta la sua forza, tant'è che a un bambino, se gli rubi un gioco, ha già la capacità di riconoscere un pericolo per sé e di mettere in atto una reazione di fronteggiamento. Oltre al cervello rettiliano, diciamo, vi è un altro sistema che si chiama sistema limbico, anche questo è già presente nel momento della nascita e che consente di provare le emozioni, è la sede delle pulsioni, dell'istinto, è la parte che consente al bambino di provare la gioia e la tristezza. Esiste poi un'ultima parte che è molto importante per la nostra vita, che corrisponde alla corteccia cerebrale, alla corteccia prefrontale in particolare, e questa area è responsabile sia del corretto regolamento e del funzionamento delle parti che abbiamo detto prima, ma anche di permetterci di gestire al meglio quello che è il nostro rapporto con l'ambiente e con tutto ciò che ci circonda. Gli studi di neuroscienza ci dicono che cosa? Che quest'area del cervello, la parte prefrontale, nel momento in cui nasciamo è estremamente acerba, non è sviluppata, non è ancora al pieno della sua forza. Un ambiente dove ci sono regole chiare, dove il bambino ha dei limiti, dove esiste una cornice entro cui misurarsi, consente uno sviluppo maggiore di quest'area, che corrisponde a che cosa? A un maggiore autocontrollo, a una maggiore capacità di gestire le emozioni, ha una maggiore capacità soprattutto di regolare quello che è il proprio stato emotivo. È ovvio quindi che la regola non è importante soltanto come indicazione per essere più o meno adeguati da un punto di vista educativo, ma ha proprio una funzione specifica per la costruzione di un sistema cerebrale che ci consenta di funzionare molto meglio con l'ambiente in cui noi viviamo. Parlare di regole significa per forza parlare di funzione normativa. La funzione normativa è una delle funzioni più importanti dell'essere genitori. Essa infatti riguarda il porre dei limiti, il creare delle cornici, il preparare per i propri figli una struttura all'interno del quale svilupparsi, all'interno del quale crescere. Forse solo la funzione protettiva è più importante di quella normativa nello sviluppo dei bambini. Non credo che nessun genitore possa avere dei dubbi sul fatto che non alimentando il proprio figlio gli fa un danno. Siamo molto meno consapevoli però di quanto danno creiamo nei nostri figli nel momento in cui non gli creiamo delle regole, non gli creiamo una struttura in cui misurarsi e in cui costruirsi una propria identità. Oggi la neuroscienza spiega questi fenomeni in maniera molto chiara e ci spiega soprattutto l'importanza delle regole sulle formazioni del nostro cervello e del nostro carattere e di conseguenza del nostro futuro. Prima però di entrare in questo argomento, volevo riprendere un attimo la metafora che dà il titolo a questo video, ossia gusci, pulcini e omelette. Questa metafora credo infatti sia molto rappresentativa del ruolo delle regole nello sviluppo di un bambino. Noi tutti sappiamo che i pulcini nascono grazie al guscio che li protegge dagli agenti esterni nelle fasi di crescita. C'è però un altro problema, che il guscio deve essere nello stesso tempo solido per impedire ad agenti esterni di entrare, ma nello stesso tempo deve avere quella leggerezza che consentirà al pulcino, una volta sviluppato, di bucare col becco il guscio e iniziare a tutti gli effetti la propria vita. Questo tipo di difficoltà, da una parte la rigidità, dall'altra la leggerezza, la natura la
supera con una genialità, se così vogliamo chiamarla, come molto spesso la natura fa, ossia crea un processo per cui il guscio, che all'inizio è durissimo, pian pianino dissolve gli strati più interni, liberando del calcio all'interno dell'uovo. Calcio che viene assorbito dal pulcino per rafforzare le ossa. E quindi questa dinamica crea che di giorno in giorno il guscio è sempre più debole perché perde calcio e il pulcino è sempre più forte perché rinforza le ossa. Arrivando quindi al punto che, completato lo sviluppo, quando non serve più, con un colpo di becco il guscio si spezza. Dicevo, una metafora secondo me molto utile per capire il ruolo delle regole, perché le regole hanno un po' la stessa funzione di un guscio. È attraverso le regole, attraverso questa cornice che avvolge il bambino, che è possibile proteggerlo. Inizialmente le regole sono una protezione per sé e per il proprio equilibrio. Una volta che le regole hanno fatto questo, devono riuscire nel compito di portare all'interiorizzazione l'autonomia e di conseguenza devono riuscire ad aprirsi e a lasciare al soggetto la capacità di autoregolarsi, di autocontrollarsi. Quando il guscio è troppo rigido, quindi la regola è troppo stringente, si rischia di creare soggetti o troppo accondiscendenti o troppo ribelli in maniera reattiva. Quando invece il guscio è troppo leggero oppure addirittura assente, ovviamente la crescita non può esserci e quindi nel bambino non c'è la possibilità di sviluppare funzioni fondamentali come la capacità di gestire l'emozione, di gestire la propria frustrazione. Siamo di fronte quindi a bambini molto più aggressivi, molto più egoriferiti, bambini che fanno fatica a portare avanti un processo di socializzazione corretto. Ecco, quindi credo che questo tipo di metafora possa introdurre il tema del video, ossia quello che le regole fanno per il nostro cervello. Anche gli studi di neurobiologia ci aiutano particolarmente a comprendere la funzione delle regole e la loro importanza. In particolare, uno degli studi che ritengo più illuminanti, ha permesso di studiare cosa accade in bambini che vivono contesti in cui le regole sono quasi totalmente assenti. Ciò che si nota è che in questi bambini vi è una produzione di un enzima che si chiama dopamina beta idrosisolasi, che ha la funzione fondamentale di inibire quello che è il processo di gratificazione. Questo che cosa vuol dire? Che i bambini che non vivono nelle regole, che non hanno delle regole che li possono aiutare nel proprio sviluppo, fanno molta più fatica a provare gratificazione rispetto al proprio comportamento. Quindi creano una condizione quasi di apatia di fronte agli eventi della vita. E ciò ovviamente non ha un effetto estremamente importante sul benessere individuale, anche perché promuove lo sviluppo del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi l'assenza di regole generano a livello neurobiologico una incapacità di provare gratificazione e una maggiore tensione emotiva. Possiamo quindi dire, in base a quelli che sono gli studi di neuroscienza, quelle che sono le teorie della psicologia evoluzionistica, che le regole sono delle vere e proprie impalcature che consentono la costruzione di un edificio fino al completamento. Lo stesso fanno le regole per il nostro cervello e per il nostro carattere, sono necessarie e fondamentali per permettere di crescere, per permettere uno sviluppo armonico nel soggetto. Ma come devono essere queste regole affinché riescano a svolgere questo tipo di compito? Non è sufficiente normare ogni tipo di comportamento, come è ovvio, anche perché, come i genitori ben sapranno, essere genitori normativi molto spesso ci fa perdere in popolarità. Sicuramente hanno molto più successo da un punto di vista della popolarità ai genitori amici, no? Per tante generazioni l'obiettivo di un genitore era quello di creare un rapporto di amicizia, in reazione magari a momenti in cui il ruolo genitoriale era visto quasi come l'applicazione di un despota e delle sue decisioni. Oggi, fortunatamente, sia l'una che l'altra hanno mostrato quelli che sono i propri limiti. Oggi le regole servono, sono fondamentali, ma sono fondamentali e funzionali solo se seguono determinati principi, principi che vi vorrei presentare anche attraverso una slide.
Allora, andiamo a vedere come dovrebbero essere o come dovremmo cercare di trasmettere le regole ai nostri figli. La prima cosa che credo sia importante è che una regola deve sempre essere espressa in positivo, ossia identificare i comportamenti che vanno tenuti piuttosto che quelli che dovrebbero essere evitati. Una regola del parla piano, un'indicazione parla piano è molto più utile di non urlare, perché i non hanno una grossa presa nel nostro cervello rispetto a invece ai fattori di positività. Poi dovrebbe essere particolarmente sintetica. Bisogna dare una regola con dolcezza e fermezza, senza lamentarsi di eventuali comportamenti negativi tenuti nel tempo, e quindi non dare regole o disposizioni del tipo sei sempre disordinato, lasci sempre i giochi in giro, anche quando non li stai usando, ma piuttosto indicazioni più sintetiche e precise, devi mettere i giochi a posto dopo che li hai utilizzati. Poi bisognerebbe essere estremamente concreti, noi siamo abituati molto spesso a usare termini generici di difficile identificazione, devi essere buono, non fare il cattivo, devi essere gentile. Queste sono indicazioni poco chiare, che non è facile che il bambino in maniera concreta riesca a comprendere ed applicare. Generalmente è molto più utile specificare all'interno del contesto ciò che vogliamo e il modo con cui vorremmo che fosse portata avanti. Un esempio potrebbe essere quando arriva la nonna, salutale e dagli un bacio, se è questo che vogliamo. Non devi essere gentile con la nonna quando arriverà, perché l'essere gentile può avere tante sfumature molto diverse da persona a persona. Poi occorrerebbe usare un timing giusto, ossia la regola deve essere data nel momento giusto. Noi generalmente ci incapponiamo sulle regole nel momento in cui stiamo riprendendo il bambino per qualcosa che ha fatto di sbagliato, secondo noi. Quello non è sicuramente il momento migliore, in quanto l'atmosfera che si crea nel rimprovero rischia di associarsi poi alla regola, che magari viene rifiutata, semplicemente perché detta o richiesta in un momento di difficoltà. Bisogna poi scegliere, credo, le regole, non possiamo essere normativi su tutto, altrimenti rischiamo di non consentire al soggetto di formarsi una propria capacità di autocontrollo, ma al contrario di avere la percezione di essere un fiasco completo. Quindi bisogna dare poche regole, scegliere quelle più importanti, cercare di dargli, se possibile, un piano cronologico, cioè quindi da quelle che sono più importanti, via via a tutte le altre, e non farebbe male a volte, esplicitare anche ai ragazzi che anche noi abbiamo delle regole, quali seguiamo e come facciamo per riuscire ad attenerci a queste. Altro fattore fondamentale nelle regole credo sia la coerenza. Noi insegniamo molto di più con l'esempio, con un comportamento non verbale piuttosto che con molte parole. La coerenza è sia nel nostro comportamento, non possiamo chiedere agli altri cose che non facciamo noi e che vedono che noi non facciamo, ma nello stesso tempo la coerenza è anche nel momento in cui si sceglie di prendere una punizione o comunque di mantenere una certa regola, fare in modo che questa sia sempre seguita. A tutti capita a volte di essere più stanchi, di essere meno propensi a tenere fisse le nostre regole e a concedere qualcosa in più semplicemente per non dover discutere. Questo fa un danno molto grosso perché crea un profondo disorientamento e soprattutto perché va a rinforzare nei ragazzi dei modelli disfunzionali, ossia se faccio capricci, se protesto, se non mi adeguo, prima o poi l'altro mollerà. Un altro elemento importante è quello della ritualità. È molto utile nei bambini avere una ritualità definita, crea molto calma, crea molta sensazione di essere protetti e di essere contenuti. Quindi, soprattutto per i bambini più piccoli, è utile che molte regole diventino dei riti. Se io voglio che il bambino si lavi le mani prima di venire a tavola, è giusto fare in modo che tutte le volte, prima di pranzo, prima di cena, si vada insieme a lavarsi le mani, si crei un rito, un momento definito, fatto insieme, che scandirà poi la nostra giornata e soprattutto diventerà un automatismo, una cosa che viene fatta con estrema naturalezza. È molto importante che le regole
siano conformi all'età del bambino. Quindi le regole cambiano, non possono essere sempre quelle, cambiano da momento a momento, cambiano da situazione a situazione, che non vuol dire essere incoerenti, ma vuol dire cogliere i cambiamenti che il contesto o il momento richiede. Un'altra cosa, secondo me, abbastanza importante è prima di partire con quelle che sono regole, indicazioni, cercare di sottolineare gli aspetti positivi del bambino. Quindi dire tu sei un bravo bambino, hai questo tipo di caratteristiche, ma questa cosa va fatta in maniera differente. Questo per non creare un'insicurezza, come dicevamo prima, la sensazione del bambino di non essere adeguato, di non essere capace. Questi aspetti sono fondamentali, che, come dicevamo, perché usando la regola in questo modo il genitore può svolgere il proprio compito nel migliore dei modi, cercando soprattutto di ascoltare, cercando soprattutto di spiegare nelle condizioni più favorevoli, sia per noi che le dobbiamo trasferire, sia per il bambino che le deve ricevere. È molto importante infatti cercare di riconoscere che dietro a un comportamento che non ci piace, che dobbiamo regolamentare, ci sono delle esigenze naturali, molto spesso delle esigenze che sono funzionali. Noi vorremmo che i bambini si calmassero quando hanno delle crisi, ma come diceva una famosa psicanalista, noi ci calmiamo proprio perché abbiamo la crisi, in quanto a volte servono per sfogare delle frustrazioni o delle situazioni di stress pesanti. Quindi regole sì, molto importanti, ma molto importante anche partire dalla comprensione delle difficoltà del bambino di assoggettarvisi e soprattutto cercare di comprendere che la cosa più importante prima di dare un'indicazione è di riconoscere il motivo per cui il bambino fa fatica a fare un qualcosa. Solo nel momento in cui riconosciamo un'emozione o gli diamo un nome, blocchiamo quello che è l'effetto dell'amigdala, la parte del nostro cervello che reagisce a fronte di un pericolo. E questo crea sicuramente una situazione di calma necessaria per poter riattivare un processo di razionalità.